Sandokan sta per arrivare su Rai 1, una produzione stellare, con Ken Yaman e Alessandro Preziosi nel cast. Una produzione destinata ad oltrepassare il nostro paese e ad essere vista da milioni di spettatori anche in Europa. La storia della tigre, ovvero di Sandokan e della sua perla, è pronta a rivivere sul piccolo schermo. Scenari esotici e tanta avventura da non lasciarsi assolutamente sfuggire, un progetto che non è stato facile mettere in piedi. In un primo momento, infatti, il titolo è stato annunciato e con esso colui che sarebbe stato il protagonista principale, Ken Yaman. Il divo turco, che negli ultimi anni è diventato sempre più apprezzato nel nostro paese, è stato ben lieto di accogliere questo ruolo, che sicuramente sarà di spicco e determinante ai fini di un'evoluzione e della sua carriera in generale. Dopo le riprese della nuova serie El Turco, che lo vedrà sulla piattaforma Disney Plus, ora è il momento di approdare in Rai con un cast di tutto rispetto. Gli attori scelti per questo sceneggiato, infatti, è variegato e ricco di nomi che già conoscete molto bene e che ci regaleranno uno spettacolo davvero imperdibile. Sandokan su Rai 1, i dettagli, i nomi nel cast con Ken Yaman. Anche Alessandro Preziosi è stato annunciato abbastanza presto nel cast della serie targata Lux Vide, casa di produzione di fiction molto viste e amate come Blanca e Don Matteo. Dopo l'annuncio del prossimo progetto in lavorazione, di calibro internazionale, ecco tutti i dettagli di Sandokan. Le riprese cominceranno ad aprile e confermati nel cast Yaman e l'interprete napoletano. A quanto pare ci sono tanti altri nomi di rilievo che comporranno questa rosa estremamente ricca e variegata. Ken Yaman nei panni della tigre della Malesia sarà affiancato da Alana Blur nel ruolo di Marianna. Con loro ci saranno Ed Westwick nel ruolo dell'antagonista Lord Brooke, il divo reso celebre dal ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl. Alessandro Preziosi interpreterà Yanez de Gomera. Nel cast anche John Anna, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosi e Samuele Segreto. Sicuramente lo ricorderete benissimo, oltre ad essere protagonista di Stranizza d'Amuri, il primo film da regista di Beppe Fiorello, è un ballerino della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Un nuovo adattamento della saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Ian Michelini, marito di Giusy Buscemi, e Nicola Abbatangelo. Le riprese si terranno tra il Lazio, la Toscana, l'isola di Reunion e la Calabria.